Siamo in prossimità del Parco Nazionale Gombe, in Tanzania, noto nel mondo per gli studi pionieristici di Jane Goodall sullo scimpanzé, tuttora in corso. La regione di Kigoma è una delle aree più povere del mondo e dal 1999 la Onlus Jane Goodall Institute Italia si occupa del centro Sanganigua Children's Home per l'accoglienza in case famiglia dei bambini orfani e ragazzi di strada della regione. La maggior parte di questi bambini ha visto morire i propri genitori a causa dell'AIDS. In Tanzania sono infatti oltre 1.100.000 gli orfani a causa di questa malattia. In altre circostanze la malaria o il tifo hanno colpito gravemente le loro famiglie, oppure i bimbi sono stati abbandonati alla nascita a causa dell'alcolismo. Caribuni! My name is... is... Nema. My hopes are high, but my eyes can't believe what they see. Oh, give me something to believe. Give me something to believe. Oh, I've got lucky in life and got plenty to eat. And I saw this world as one big pool of opportunity. Oh, but there's too much mind corruption, too little remedy. Oh, that's how it seems to me. Yeah, we need a moral education to set the young mind. Grazie al sostegno di cittadini generosi e sensibili e della Fondazione Nando Peretti, il Jane Goodall Institute ha costruito nel 2012 un gruppo di case famiglia per offrire a questi bimbi soli l'opportunità di vivere finalmente in vere case, con una mamma che possa occuparsi di loro costantemente e con affetto. Oltre a provvedere al mantenimento delle case e al loro quotidiano funzionamento, il Jane Goodall Institute sostiene le spese scolastiche e parte delle spese mediche, interventi chirurgici, consulenze fuori sede e medicine speciali. Inoltre, il Jane Goodall Institute, insieme alla Fondazione Rita Levi Montalcini, investe nell'educazione dei bambini e nella formazione dei ragazzi, perché ritiene che l'educazione sia lo strumento più efficace per garantire un futuro indipendente ad ogni bambino e bambina, e possano concretamente diventare cittadini autosufficienti e utili a migliorare il proprio paese. Per il Jane Goodall Institute Italia, ogni bambino è dunque un progetto. Sono oltre 20 le ragazze e i ragazzi già integrati nel mondo del lavoro, come guide turistiche, infermieri, sarti, elettricisti, ristoratori, piloti, ragionieri, insegnanti, eccetera. Qui, in ogni programma realizzato, l'attenzione verso le tematiche ambientali è fondamentale. L'amore per la natura e la lotta all'inquinamento, ma anche il rispetto verso gli animali. All'interno del villaggio dei bambini Sanganigua, il Jane Goodall Institute ha avviato una serie di iniziative economiche volte a garantire il funzionamento autonomo della struttura entro i prossimi 8-10 anni. 4 orti, pannelli solari e serbatoi per l'autonomia elettrica e idrica, una cooperativa di sartoria e una foresteria, dove i volontari e turisti possono essere ospitati in cambio di una piccola donazione quotidiana.
fare di Sanganigua un centro autonomo, sempre in grado di accogliere i bimbi soli della regione, è un sogno che sta diventando realtà. Tutti gli sforzi del Jane Goodall Institute Italia sono indirizzati verso questo ambizioso programma, che potrà realizzarsi solo grazie all'aiuto di chi vorrà essere al fianco dei volontari che, con professionalità, sacrifici e passione, stanno costruendo a Kigoma una realtà sociale indispensabile e unica, in grado di procedere con le proprie forze. Every one of you here makes a difference every single day. And most important, you must never, never, never give up your dream.